Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla sala stampa dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. Presentiamo il nostro nuovo centrocampista, ovvero Federico Proia, a cui diamo il benvenuto qui a Ferrara, ovviamente anche alla SPAL, e con lui il nostro direttore tecnico Fabio Lupo, a cui lascio subito la parola per ovviamente una descrizione e un approfondimento sul nostro nuovo giocatore, ovvero Proia. Prego. Come tutti ben sapete, fatto questa scelta contro l'allenatore che non voleva il calciatore, si è opposto in tutti i modi, per questo che è un po' andata per le lunghe, lui non voleva venire, insomma ho dovuto convincere un pochino tutti per chiudere questa trattativa, non so, a parte chiaramente gli scherzi, sul piano della volontà è stata la trattativa più semplice del mondo, perché l'allenatore ha sempre indicato lui come uno dei giocatori, i primi della lista. E devo dire che lui, nonostante sia stato un giocatore molto richiesto in questa fase estiva di mercato, ha sempre voluto fortemente la SPAL. E torniamo sempre al solito discorso, è un altro giocatore che ha voluto fortemente la SPAL, ha voluto fortemente Ferrara, ha voluto fortemente questi colori. Quindi al di là poi delle sue indiscusse qualità tecniche di calciatore, questo supporto morale che tutti i calciatori che stanno arrivando qua stanno avendo, ci conforta sulla scelta, ed è una cosa che abbiamo appunto, una cosa di cui abbiamo tenuto conto in tutte le trattative, anche quelle in uscita. Anche quelle in uscita abbiamo tenuto conto della volontà vera, reale di restare o di indossare questa maglia. Però non vado oltre e vi lascio Federico, insomma, che abbiamo tanto atteso, quindi è bene che lui parli e ci spieghi lui a tutti le ragioni di questa strana scelta. Prego Federico, un pensiero prima delle domande. Ciao a tutti, intanto grazie e benvenuto, e sono contento di essere qui. È stata sì una trattativa lunga, ma alla fine la mia volontà è sempre stata quella di venire qui, e quindi ora sono qui e sono contento. Iniziamo il giro delle domande. Ciao Federico, benvenuto anche da parte nostra, Alessandra Sovrani Tenestense. Come pensi di inserirti in questo contesto? Non ti parlo di gruppo, ma contesto tattico. Alla luce anche di quelle che sono le tue caratteristiche, cosa pensi di poter dare a questa squadra? Beh, diciamo che già avendo lavorato con il mister negli anni precedenti, so cosa richiede, so cosa vuole dalla squadra, quindi su quello già sono pronto. È ovvio che non basta, perché comunque mi inserisco in un gruppo forte, in un gruppo sano dove mi hanno accolto bene, e dovrò inserirmi per dare una mano e per raggiungere poi gli obiettivi di squadra e lavorare forte con loro. Lecito aspettarci da Federico Proia, anche se sei un centrocampista, come è stato negli anni, in particolar modo del Cittadella. Poi ci spieghi cosa è successo nella stagione passata sia a Vicenza che a Brescia, qualche gol. Ok, sì, assolutamente, è quello che ricerco. Non sono ossessionato, però è un obiettivo che ogni anno mi pongo, e con le mie caratteristiche cerco di sfruttarlo e di portare a casa gol per aiutare la squadra all'obiettivo. Per quanto riguarda l'anno scorso, è stata una stagione sì un po' complicata, perché comunque sono andato a Vicenza dove abbiamo avuto difficoltà iniziali, dove non siamo mai riusciti ad andare oltre sia a livello di campo, e non siamo riusciti a trovare una quadra che ci facesse portare punti a casa e vincere le partite. È stata una situazione un po' difficile per tutti, io in primis ne ho sofferto un po', comunque sono riuscito a gennaio comunque a fare 4 gol, non sono stato me stesso fino in fondo, quindi poi a gennaio ho cambiato e sono andato a Brescia, dove ho cercato di rimettermi in gioco, di provare a fare quello che sono in grado di fare, e ora sono qui con la voglia di
di fare quello che so, e, lavorando ogni giorno e poi facendo parlare il campo. Buongiorno a tutti, Alberto Benasti, Radio Dolcevita Ferrara. Buongiorno Federico. Come si è capito chiaramente da quanto ha detto il direttore Lupo, sei un desiderata del nostro mister Venturato. Ecco, ci vuoi dire qualcosa di più sul vostro rapporto durante le stagioni che sei stato a Cittadella con mister Venturato? Beh, il rapporto ovviamente c'è, è ovvio che ho fatto i miei migliori anni, perché comunque dalla Serie C sono arrivato in B a Cittadella, dove c'era lui che allenava e ha vissuto un po' tutta la mia crescita. Sono partito dove le prime difficoltà in Serie B, quindi il primo anno è stato così così, poi dopo con il lavoro e con la fiducia sia da parte del mister che della società sono cresciuto e comunque lo ringrazio per quello, perché mi è servito nel farmi capire in pieno quelle che poi sono le mie caratteristiche e quello che posso dare in campo. Qual è l'atmosfera che hai trovato nello spogliatoio della Spala arrivando a Ferrara? Beh, l'atmosfera positiva, ho visto tanti ragazzi che si impegnano, contenti, sanno quello che vogliono e niente, dobbiamo lavorare. Non conosco appieno ancora tutti i ragazzi, però avrò modo sicuramente durante le settimane di conoscerli e di migliorare poi in campo le affinità e quello che saranno poi le partite. Alessio Duatti, la Nuova Ferrara, benvenuto anche da parte mia. Sei a metà, diciamo, della tua carriera, ne hai ancora tanta davanti, però qual è il tuo bilancio delle cose fatte fin qui e di ciò che ancora magari ti manca? Beh, innanzitutto sono nel pieno della carriera, quindi ho tanto da migliorare, ho tanto da crescere, ho messo dentro diverse esperienze, quindi sono cresciuto molto, so quali sono i miei punti deboli, i miei punti forti e nulla. Com'era poi, non, giusto? Perso qualcosa, no? No, è ovvio sotto l'aspetto della continuità, che l'ultimo anno non ho avuto, devo migliorare, però con le mie caratteristiche che sono ben chiare, cioè punto a fare bene su quello, sull'aspetto dell'aggressività, dell'intensità e dare mettere gol per a disposizione della squadra, quindi quello. Volevo farti poi una domanda su quello che può essere l'obiettivo della SPAL. È chiaro che non c'è nulla di dichiarato, ma un po' la qualità e il livello della squadra, immagino che l'idea tu te la sia già fatta in questi giorni. Sì, è ovvio che sì, la squadra è una squadra forte, la società, la SPAL comunque l'anno scorso viene da un campionato non facilissimo. Quindi come obiettivo è sicuramente ritrovare entusiasmo, ritrovare compattezza e poi vedere a che punto siamo e giocarci tutte le partite per vincere e poi vedremo come andrà. Ciao Federico, Alessandro Landino, spalino.com. A gennaio sembrava dovessi venire qua, poi sei andato a Brescia, cioè, ci risultava che comunque anche lì ci fossero ottimi presupposti. Ci racconti com'è andata quella fase, giusto così per curiosità? Sinceramente non so come sono andate le cose. È ovvio che a gennaio è un po' un mercato particolare, quindi avevo richieste sia dalla Spalle che dal Brescia, poi per diverse situazioni ho avuto anche l'occasione di andare al Brescia, che comunque li ringrazio, perché ho fatto 6 mesi che mi sono serviti per crescere e per migliorare ulteriormente e quindi sono andato a Brescia. Da fuori, quando si guardava il Cittadella in cui tu hai giocato tanti anni, si aveva sempre l'impressione di una squadra che funzionava praticamente a memoria. Adesso in questa squadra siete in 5 che hanno giocato con Venturato a Cittadella. Secondo te si può riprodurre quel tipo di spirito alla Spal, oppure il contesto richiede qualcosa di diverso?
Beh, sicuramente è un contesto diverso, ovvio, però sono convinto che con il lavoro, dando intensità alle settimane, al lavoro giornaliero, si possa replicare quello che poi magari il mister richiede e il suo gioco fondamentalmente. Quindi credo che noi che abbiamo già avuto il mister può essere d'aiuto, però conta ogni singolo giocatore di questa squadra, quindi sì, ti rispondo di sì. L'ultima per quanto mi riguarda, sei arrivato, hai preso il numero di Mancosu che è andato via poco prima di te, e Mancosu l'anno scorso ha fatto 6 gol, il tuo obiettivo è in quell'area lì o siamo ancora più sopra, perché l'hai menzionato, sì, sì, sì. L'hai menzionato prima. Sì, sì, intanto prendo il posto, comunque il numero di un giocatore che comunque la sua carriera e il giocatore che è parla per sé, quindi è ovvio che io il mio obiettivo in testa ce l'ho e proverò in tutti i modi di raggiungerlo per aiutare comunque la squadra nel raggiungere poi l'obiettivo collettivo, che è quello più importante. Avete altre domande per Federico? Ciao, volevo chiederti a che punto sei, visto che sei appena arrivato e magari vieni da una realtà dove non ti eri messo al 100%, ecco, perché sapevi magari di andartene. Sì, non sono in una condizione al 100%, ma sono comunque ho sempre lavorato, ovvio non ho giocato amichevoli, non ho fatto partite, però mi sono sempre allenato con la volontà comunque di voler migliorare la mia condizione per poi farmi trovare pronto quando appunto c'è stata l'occasione. È ovvio che avrò bisogno di un po' di tempo, ma lavorerò forte e duro per entrare in condizione il prima possibile e per dare un contributo importante alla squadra.